Ciao a tutti e benvenuti a questo video confronto su tecnologiamo.com. Oggi andremo a fare il confronto tra Symbian 3 e Android Froyo 2.2, rispettivamente su un C601 che vi abbiamo mostrato poco fa sulla video recensione e sul nostro Nexus One redazionale. Allora, proviamo subito il browser a vedere quanto impiegano rispettivamente ad aprire tecnologiamo.com e partiamo. Siamo tutti e due con rete wifi attiva. Eccoci qua. Proviamo a navigare un attimo. Allarghiamo sul Symbian. Come potete vedere, sul cellulare Android abbiamo già quasi tutta la pagina navigabile e scorre abbastanza fluida. Su Symbian 3 abbiamo ancora qualche problema. Ok, adesso si inizia a caricare anche su Symbian. Proviamo a cliccare su un articolo, zoomiamo attraverso il multitouch, andiamo anche qua sul medesimo articolo, ok, e clicchiamo nuovamente. Sta aprendo, come potete vedere. Symbian apre subito la pagina, però è ancora in fase di caricamento avanzato, infatti non si riesce ancora a scorrere. Android invece impiega un po' di più, però una volta caricata è già subito navigabile, come potete vedere, ha già caricata completamente. Ecco fatto. Ora andiamo a vedere un piccolo esempio. Un gioco, in questo caso abbiamo un gioco multipiattaforma come Angry Birds. Andiamo a aprirlo su Android e andiamo a aprirlo anche su Symbian 3. C'è da dire comunque che Nexus One dispone di una potenza maggiore data la sua CPU da 1 GHz. Mentre sul Symbian 3 e sul C601 abbiamo una CPU ARM da 680 MHz. Proviamo, ho aperto un attimo la versione sbagliata di Angry Birds, andiamo a aprire l'altra per avere una versione simile. Eccola qua. Su Symbian Angry Birds per esempio costa 2 euro, mentre su Android non costa niente poiché abbiamo i banner pubblicitari che ci consentono di utilizzarlo gratuitamente. Apriamo il primo livello, non questo, scusate, giusto per farvi vedere la differenza. Qua abbiamo uno schermo AMOLED, qua invece abbiamo uno schermo CBD. Da 3,5 e qua da 3,7. Potete vedere, il gioco funziona benissimo in tutti e due i casi. Non abbiamo grandi differenze. Per quanto riguarda i social, entriamo su Facebook in entrambi i terminali. Su Facebook tramite Symbian dobbiamo passare attraverso Ovi, mentre ci basta un click su Android per essere già connessi. Ok, come potete vedere il servizio è stato aggiornato. Dobbiamo connetterci, inserire la password, cosa un po' scomoda tutte le volte inserire la password dopo. Ok, adesso accediamo con entrambi.
Allora, per adesso la migliore versione di Facebook è quella su iPhone, che ci permette di sfruttare quasi in tutte le sue funzioni i Facebook Mobile. Mentre per Android è appena stata inserita anche la chat, quindi ci troviamo abbastanza bene. Eccoci qua, accediamo. Eccoci qua. Questo è il Facebook su Symbian. Questo è il Facebook su Android. Abbiamo le notifiche, il profilo, gli amici, i messaggi, eccetera, eccetera. Anche qua abbiamo una barra con diverse opzioni, ma è un po' più limitata. Andiamo sulla rubrica per vedere come si suddividono i contatti. Ok, annulla. Rubrica. Come potete vedere, su Symbian abbiamo la suddivisione solo dei contatti telefonici, mentre su Android abbiamo anche la connessione tramite social network. Infatti potremo vedere i nostri amici sia in profili di Facebook sia come numeri telefonici. Vediamo la personalizzazione. Abbiamo 5 schermate su Android, ne abbiamo 3 su Symbian. Symbian possiamo installare dei widget preconfigurati tramite la pressione, ne possiamo installare 6 a schermata, mentre su Android dipende molto dal tipo di widget. Abbiamo widget più grandi, widget più piccoli. Sinceramente, a livello di widget e di personalizzazione, Android vince in una maniera esponenziale. Per il resto, dal livello telefonico, vi possiamo dire che Symbian è molto valido anche per Android, ma dipende molto dal telefono. Non stiamo qua a fare differenze. A livello di navigatori, tutti e due i navigatori sono gratuiti. Mappe è un ottimo navigatore gratuito di Nokia, invece la navigazione su Android è dedicata a Google Maps che si appoggia adesso alla navigazione anche vocale. Si equivalgono quasi anche se Google Maps si sta evolvendo bene, adesso è arrivato alla pari con mappe. Quindi, cosa dire? Android è cresciuto tanto, Symbian si è fermato un po'. Lasciamo a voi i giudizi, potete giudicare voi. Vi ricordo che comunque i cellulari sono nettamente di due classi differenti, però alcune cose tipo il browser sono in comune quasi per tutti i modelli. Se avete domande, eccetera, postatele sui commenti sul blog. Ciao.